Buongiorno a tutti, faccio un video velocissimo per farvi vedere due cose, anzi quattro cose che ho comprato da Tiger. E niente, ve le faccio vedere perché sono le novità di settembre, le trovate già da adesso e anzi, se le volete andate perché poi queste cose quando terminano non le riassortiscono. Allora, è il Traveler's Notebook. Ed è molto, molto carino, molto ben fatto e costa veramente pochissimo. Allora, vi dico che le fantasie erano 5. C'è questo a righe bianco e nero, c'è questo verde acqua con l'elastico rosa, sì, rosa, poi c'è celeste e c'è bianco con gli occhietti. Sono 4 le fantasie, verde, celeste e fantasie bianco e nero rigato e con gli occhietti. Allora, c'è tutta una linea nuova, quaderni, quelli con i fogli con i puntini per chi fa il bullet journal, tutte queste cosine qui. A me quello non interessava, passateci sempre perché insomma andare da Tiger conviene sempre, si trova sempre qualcosina da fare, però per queste cose valeva veramente la pena. Se cercate questo articolo e comunque non volete spendere troppo, Tiger ci ha accontentato. Allora, vi dico il prezzo, costano 3 euro l'uno e vi faccio vedere come sono fatti all'interno. Allora, questo è il, diciamo, il lato dove sono, dove passano gli elastici. Allora, naturalmente per 3 euro non è che ci si debba aspettare chissà che cosa. La copertina è molto rigida ed è cartone, non lo so, un cartone plastificato, comunque è molto rigida, vedete che non rimane neanche aperto, e si compone di questo, c'è questa taschina in carta craft, molto carina, poi ci sono 2 quadernini. Sono abbastanza spessi, non so quante pagine siano, però insomma ce ne sono un bel po'. Il primo è a righe, la carta è color avorio ed è una carta anche abbastanza spessa, devo dire, non è un foglio leggero leggero. Gli inserti sono cuciti, non hanno le graffette, ma sono cuciti con il filo. Hanno la copertina in carta craft. Il secondo inserto è a quadretti, quadretti piccolo piccolo, anche qui tante pagine, anche questo copertina, e alla fine c'è questo, questa taschina, sempre carta craft, è tutto di carta e cartoncino molto molto consistente, e ripeto, per 3 euro sono veramente carini e ben fatti. Hanno un'unica pecca, ahimè, e adesso vi dico qual è: le dimensioni, perché gli inserti misurano 20 cm di lunghezza per 10 di larghezza, praticamente per un pelo non sono come i classici, questi qua, vedete? C'è un centimetro, un centimetro, un centimetro e mezzo in più su tutti e due i lati, e sono non sono neanche come il formato personal, che è questo qua. Quindi peccato, perché se Tiger per mettere in circolazione, vedete, il formato personal è proprio più piccolo, più corto. Se hanno fatto un'indagine di mercato per sapere che cosa va e che cosa non va, la potevano fare un po' più approfondita e farlo, se non altro, delle dimensioni del formato regular 22x11, che è quello che si usa maggiormente. L'unica pecca, ripeto, è questa, perché altrimenti valeva la pena anche solo comprarlo per togliere i quadernini e metterli dall'altra parte. Per il resto, se comunque vi fate da voi gli inserti, se per voi non ha un problema, benissimo, insomma, eccoli, sono fatti bene, sono veramente carini. Io ci tenevo a fare questo video al volissimo perché quando è iniziata a circolare la voce
di questi articoli in vendita si trovavano pochissime fotografie e quindi ho pensato di mostrarvi come è fatta all'interno in modo che insomma se andate sapete che cosa trovate. Io in più ho preso questa confezione con queste clip che sono carinissime, ce ne sono 30 in ogni confezione, costano 1 euro, da Tiger sapete si spende sempre pochissimo e niente, cambia solo il colore della confezione. Le clip sono stessa quantità e stesso materiale, stesso colore. Spero di esservi stata utile. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!